Siamo giunti alla quarta corsa del convegno, il premio Cannoniera. È una prova che vede alla via sette soggetti di 3 anni, non vincitrici di 10.000 euro in carriera, si tratta di femmine. Corsa che si presenta abbastanza incerta nel pronostico, Dacia del Ronco, Don't Say Gar, potrebbero essere due scelte, così come quella di D'Amore Mail, che sta correndo sicuramente molto molto bene, che Enrico Bellè invia a Roma affidandolo a Marco Volpato. Cavalli che sono agli ordini dello starter. Schieramento che vede all'1 Demonia, Crescenzio Maione, al 2 D'Amore Mail, Marco Volpato, al 3 Darline Staff, Paolo Pietro Paoli, al 4 Dacia del Ronco e Antonio Di Nardo, al 5 Don Sei Gara, Alessandro Cocciadoro, al 6 Diana del Circeo, Roberto Muscolini, al 7 Donna Fatale Par, Ciro De Cristofaro. Regolamento completato. Leggermente discosta Diana del Circeo. Macchina che lascia le concorrenti. Dal centro schieramento prova Dacia del Ronco, ma trova l'opposizione di Demonia che la costringe al largo, quindi D'Amore Mail a precedere Darline Staff, poi ancora gli altri con Don't Say Gar per linee esterne. Prosegue intanto nel proprio attacco Dacia del Ronco nei confronti di Demonia. Così si conclude la prima curva e si arriva al passaggio al paletto dei 400 metri in 27,9 sul cronometro, con Demonia che ha respinto per ora l'attacco di Dacia del Ronco, che si adegua. Mentre prende la via del largo il numero 2 di D'Amore Mail, che va adesso a gravitare al lato della Battistrada, offrendo punto di riferimento a Don Sei Gara, mentre la terza pariglia è presa da Donna Fatale Par. Così il plotone disposto in pariglia al paletto di metà gara, che arriva nell'ordine del 59,6 con D'Amore Mail all'esterno di Demonia, che ancora rimane in controllo quando si sta per arrivare al passaggio al chilometro. Andatura che non conosce soste, 1,14,1 il passaggio ai 1000 metri. Demonia all'interno, D'Amore Mail all'esterno, poi la pariglia formata da Dacia del Ronco e Don't Say Gar, quindi quella di Darline Staff e Donna Fatale Par. Così a metà della piegata conclusiva con il tentativo di D'Amore Mail, che intensifica gli attacchi su Demonia, mentre non ha spazio Dacia del Ronco. Passa D'Amore Mail, ma Dacia del Ronco è lì molto minacciosa. Quando siamo agli ultimi 150 di gara, si fa vedere anche Donna Fatale Par con Don Sei Gar che attacca D'Amore Mail. D'Amore che prova la difesa, Don Sei all'esterno, Don Sei Gar che dovrebbe essere riuscita ad avere la meglio su D'Amore Mail. Corsa che non ha vissuto un attimo di sosta, 1,57,3 il tempo totale nell'ordine dell'1,13, appena abbondante la media al chilometro con Don Sei Gar e Alessandro Cocciadoro, che nel finale sono riusciti a venire a capo della situazione, debellando la resistenza strenua di D'Amore Mail, che ha avuto comunque percorso non facile ed è ancora lì a battagliare per il secondo posto, il 5. Quindi sul tabellone nel posto del vincitore il 2 al secondo, mentre per il terzo a qualche lunghezza di distanza spunta la sagoma di Donna Fatale Par. 5-2-7 l'ordine di arrivo, 1-13 e poco più la media al chilometro per Don Sei Gar. Alessandro Gocciadoro, guida training, colori della Virginia Trotto.